No, no. No, Fabio, io Come non ci ce la sto. sta? Fabio, Come ci Fabio, io sta? non ce la Come ci posso sta? fare. L'anno scorso non vincevi in big match manco per sbaglio e giocavi male. Quest'anno te la giochi, te la scortichi. E comunque non ce la fai, cioè, guarda, veramente sembra una serie di congiunzioni astrali che proprio non Ci te hanno fanno, tirato le macumbe perché non si non te spiega. fanno svoltare niente mai. C'è Quando sempre quel mi sento centesimo che te male. manca per fare euro. Stiamo sempre là, mannaggia la miseria, guarda. Quando vai a sbagliare il calcio di rigore? Non aveva mai sbagliato. No, no, guarda, veramente. No, no, guarda, te posso dire una cosa? Nel momento in cui ho visto il calcio di rigore, tanto lo vedrete pure nella live reaction, domani quando cazzo la Ci pubblichi, non lo casca pure so, ma l'acqua. non fa niente, tanto domani se pubblica la vedete, io non ero così entusiasta del rigore perché avevo un presentimento, pure per le parole che venerdì in Fabio. settimana, che se non mi sbaglio gli avevano chiesto, ma come fai con i rigori così, non li Fa. sbagli mai? Fabio, Fabio, noi rivitalizziamo i cadaveri. Noi rivitalizziamo i cadaveri. Ex calciatore della Roma, che stava in una fase strana Ah della no, sua carriera. ex calciatore, basta? Ex calciatore della Roma. Oggi ha fatto il Oggi. miracolo, l'ha tirato male. L'ha Ah, vabbè, tirato male dai. Jordan Veretout, l'ha Abbiamo male tirato. Veretout. Rimortacci sua. Da Ma là. poi la polemica, Se apra buttavo perché la dice spalla, fammi operavo tirare pure sto io. calcio di rigore, fammi tirare sto E calcio poi di rigore. tu metti che tante volte lo tirava, però me lo sbagliava. Tu metti che poi lo sbagliava. Se lo mangiavamo io, se lo mangiavamo. Hai capito poi che Però succedeva? non E è doveva andare così. Fabio, non è possibile che c'hai la possibilità. L'hanno messo davanti al dischetto per pareggiare la partita. La stavi a perdere 1-0. Te la Fanculo. sei scorticata la partita perché non mi venite a dire che non è stata una partita equilibrata. Ma Hanno giocato loro, ma noi abbiamo risposto ai colpi. Questi hanno fatto la partita che dovevano Io ti fare. dico un'altra Hanno cosa. rimesso un piede tutto, hanno rimesso un Io ti dico piede. un'altra cosa, sta partita era tutta la vita un pareggio, perché non c'era nessuna delle due squadre che ha meritato di vincere sta partita. Hanno vinto loro. Hanno vinto loro. Se però te posso dire, ai punti poteva finire in pareggio. Perché questa qua, raga, era una partita da pareggio. La Juventus ha sfruttato quell'unica occasione che ci ha avuto in più rispetto a noi, Ma anche quale occasione abbastanza in più che c'hai fortunata. avuto pure tu Ce l'abbiamo occasioni? avute, ce l'abbiamo Tu c'hai avute. avuto occasioni per Allora gli è pareggiare. entrata, a noi no. È questo il punto. Allora gli è entrata e a noi no. Solo questo cambia. Cambia solo questo. Si porta a casa 3 punti e noi rimaniamo a bocca asciutta. Ecco che cosa cambia. Cambia solo questo. Cioè, Hanno rimesso in piedi una stagione. Hanno certo. con questa vittoria, secondo big match che giochi, perché noi solo con la Lazio finora avevamo giocato. Noi sì, solo quasi. Dobbiamo, poi ne parleremo domani mattina alle 7, ma ve lo anticipo, abbiamo il Napoli alla prossima partita, il secondo big match che perdi. Domenica alle 18. E Domenica alle la cosa che 18 mi fa più Roma-Napoli. incazzare e che mi fa più girare i coglioni è che tu, te lo ripeto, la partita te la sei giocata. Era una partita che potevi tranquillamente pareggiare. Mamma mia. Sì, no, ma questa è una partita. Avessimo trasformato quel calcio di rigore, Che ovviamente fosse finita sarebbe 1-1. stata un'altra partita, Ma ragazzi. sarebbe stata un'altra Sarebbe partita stata un'altra sicuramente. partita, Ma sarebbe stata. metti pure che trasformavi quel A calcio di livello rigore. mentale, a Ma livello ok, mentale. ma t'aggiungo questo. Metti pure che tu trasformavi quel calcio di rigore e finiva 1-1. Che potevi dire a sta partita? Non potevi dire nulla. Hai preso un punto che te Andava meritavi. bene, Basta. Andava bene andava così. bene. E io Andava bene così. vi dico la verità, a me un punto a Torino, ma andava bene. Ma che stai A me un scherzando? punto a Torino, Ma ma andava dopo, ma quando lo fai bene. il punto a Ma Torino? perde così, mi rode il culo. Perde così, mi rode il No, culo. no, guarda, me rode pure a me perché stasera tu non hai dimostrato di demeritare, non sei stato inferiore alla Juventus, hai dimostrato di Sei potertela giocare con la partito con Juventus. l'atteggiamento giusto. Di chi era il colpo di testa? De Mancini, colpo di testa di Mancini, Szczęsny là ci mette le mani, bella parata, poi sempre Gol da della calcio Juve, d'angolo. ragazzi, un po' fortuito, diciamoci la verità, perché la colpisce di testa. Ah, più che altro no, fortuito, è stato proprio fortunato perché da là Bentancur la prende di testa, E la palla che entra. riprende Ken È sulla sempre gol, testa per carità, e però rientra sempre a noi a porta. capitano. Io a questo che non capisco. Possibile che sempre a noi capitano le cose strane, i gol strani. E quelli che si rivitalizzano, io tanto lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Sì, Non mi guarda. ricordo se l'ho detto durante l'esecuzione del calcio di rigore di Veretout, mi sa che te l'ho detto a te, Che a bassa cosa? voce. Ho detto, voi scommette che questo se ripiglia in mano la situazione della sua carriera e lo para Guarda, il calcio di rigore, l'ha te parato. dico la Perché ha verità, tirato male Veretout, ovviamente, gli ha indovinato non mi ricordo, l'angolo. ma perché ero talmente preso da quella situazione. Te dico la verità, io già c'avevo il sentore che qualcosa non sarebbe andata a buon fine. E infatti poi, come voleva si dimostrare, Veretout l'ha sbagliato. Però Sono raga, passati in io mo, vantaggio. cioè, se, tu dici ok, hai perso, ma che vuoi recriminare la squadra? Che gli vuoi recriminare? Non Niente. c'è niente da dirgli. Niente, Hanno fatto quello che anzi. dovevano, ci hanno provato Anzi, fino voglio all'ultimo. dire anche sta cosa perché è importante.
chiamiamolo litigio tra Tammy Abraham e Veretout, perché Tammy Abraham, no, raga, voleva, lo sa benissimo, certo, che rigorista è Veretout, certo, gliel'ha detto, però se voleva prendere la responsabilità, questo significa prendersi sulle spalle una squadra, certo, il volere e provare a trascinarla, se lo era procurato, ci sarà tempo e modo, no, se si l'era procurato lui, come no? No, Mkhitaryan, no, il fallo era su Abraham, in quel momento, ah, poi c'è stato un parapiglia generale, vabbè, al di là di tutto, vabbè. L'azione in mezzo all'area, il dribbling in mezzo all'area, fammi finire quello che ha tirato il parapiglia, l'ha fatto Abraham, quindi anche se fosse, vuoi lasciare la palla ad Abraham? Hanno chiesto a Mourinho, esatto, chi lo deve dirà. Mourinho ha detto fate voi, non mi interessa. Alla fine, esatto, è andato sul dischetto Veretout, lo ha sbagliato, ma la cosa che mi ha rincuorato e mi piace, perché è un atteggiamento, sì, da grandi uomini e da grandi, esatto, sportivi e professionista, professionisti. Tammy Abraham, quando Veretout ha fatto quel tiro su cui Szczęsny non sarebbe mai arrivato ed è uscito di un centimetro dal palo, l'ha altra grande occasione, l'ha baciato, gli ha preso la testa e lo ha baciato, come a dire, ma già da prima, appena sbagliato il rigore, Abraham gli ha detto non fa niente, andiamo a pareggiarla sta partita. Sono state queste le parole di Abraham, ma Veretout subito quello dopo il rigore sbagliato. Subito dopo il rigore sbagliato. E io questo lo apprezzo. Quindi ragazzi, io questo lo apprezzo. Sta partita, te posso dire, la rigiochi 1, 2, 10 volte, la pareggi sempre. Non la perdi mai, non la perdi mai. Puoi anche vincere eventualmente, eh. Certo, ho detto però, la pareggi sempre, almeno, almeno la pareggi. No, vabbè, la poi riperde, ma può sempre succede, però, cioè, l'ago della bilancia faceva così. Esatto. Cioè, non è che faceva così. E per noi è stata una partita sfortunata questa, perché ripeto, la Juventus ci ha avuto al netto le stesse identiche occasioni che ci abbiamo avuto noi. E merode ancora di più il culo, paradossalmente parlando, che dire, che dire. Come succedeva negli anni passati nei big match, ti hanno fatto un gol, te l'hanno fatto due, ti hanno fatto due, non ci hai capito più un cazzo, l'hai persa meritatamente perché veramente sei stato inferiore. Certo. Io mi ritrovo paradossalmente nella mia mente a pensare che l'anno scorso mi rodeva particolarmente il culo perché non eri all'altezza. No, mo del culo. Ecco, mo mi rode il culo perché sei all'altezza, ma non vinci lo stesso. Cioè, voi capite come cazzo sta ridotto un tifoso della Roma ai giorni d'oggi, ai giorni nostri? Ma è possibile che ci meritiamo questo? Possibile che a ogni cazzo di partita ci meritiamo questo? Non riusciamo mai. Sarà una questione mentale? Manca qualcosa dal punto di vista mentale? No, ma non è questione dal punto di vista mentale, perché hai fatto quello che dovevi fare. Hai forse fatto l'errore, fa forse Juve, l'errore del calcio del in quel rigore modo. Ma non t'ha condizionato, perché poi hai continuato a giocare. Corsa Juve che si difendeva in quel però modo. Però magari ma cosa vuoi t'ha fare? Tolto un minimo di certezze. Non t'ha tolto niente, perché hai giocato come hai giocato già prima del calcio di rigore, allo stesso identico modo. Non t'ha cambiato nulla, non t'ha spostato niente. Hai sempre continuato a fare quello che dovevi. Se sarei giocato bene, io hai fatto quello che dovevi fare. Io non ce la posso fare a perdere così, ragazzi. A me è questo che mi rode il culo. Vaffanculo. Vaffanculo veramente. Domani parliamo della situazione classifica e aggiorniamo bene la situazione, sì. Ci vediamo domani mattina alle 7, è meglio che la chiudiamo qua, finimola qua.